Salve! Alcuni credono al grande complotto delle scie chimiche, ovvero sui nostri cieli volerebbero ogni giorno centinaia di aerei militari che sgancerebbero tonnellate e tonnellate di sostanze nocive. Il fine di questo complotto sarebbe quello di farci ammalare tutti quanti o addirittura di far estinguere completamente la razza umana. Ora, la cosa strana è che chi crede in questo complotto non fa nulla per proteggersi da queste sostanze. Gira tranquillamente per strada, va al lavoro, ha una famiglia come gli altri, esce con gli amici, fa una passeggiata. Quindi è necessario che queste persone soprattutto si proteggano, così possono sopravvivere alla terribile estinzione della razza umana e potranno distinguersi dagli altri, così fessi da non crederci. Ecco quindi qualche consiglio per proteggersi dalle scie chimiche. Gli aerei rilasciano metalli che possono causare un riverbero solare, molto dannoso per la nostra pelle. Ora, noi sappiamo che il colore bianco respinge i raggi solari, per cui per respingere questo riverbero è molto importante assumere un colore biancastro, ad esempio tramite l'applicazione di un comodissimo talco. Per proteggere invece guance e zigomi, che sono i punti più delicati del nostro viso, può essere utile applicare un colore rosso. Ecco qua. Mi raccomando, il rosso è molto importante. È quel colore appena dopo l'infrarosso. La presenza di metalli nell'aria, inoltre, favorirebbe, secondo alcuni, l'emissione di onde elettromagnetiche di microonde, che sono molto pericolose per il nostro cervello. Per proteggerci da queste microonde elettromagnetiche è necessario indossare un apposito caschetto metallico traforato. I buchi sono molto importanti. La forma e i buchi permettono di applicare il principio gabbia di Faraday, ovvero in presenza di cariche elettromagnetiche, le cariche si dispongono all'esterno della struttura e all'interno, ovvero il nostro cervello rimane ben isolato. Notare le punte che, grazie a un principio fisico anche del parafulmine, permettono di disperdere le cariche in eccesso. Inoltre, la plastica di cui sono formati i manici è isolante per poter impugnare questo attrezzo senza nessun pericolo. Per distruggere completamente la razza umana, questo grande complotto prevede anche l'emissione nell'aria di virus e batteri. Per proteggerci da questi virus e batteri è necessario quindi controllare l'afflusso di aria nelle vie respiratorie. Per il naso possiamo applicare un comodo strumento che permette così di impedire l'afflusso indesiderato di aria nel naso. Inoltre bisogna sempre cercare di respirare attraverso un apposito filtro, per esempio un filtro cartaceo che segua l'espansione e la contrazione polmonare. In questo modo voi potrete distinguervi da quei fessi che non credono alle scie chimiche e potrete sopravvivere al grande sterminio della razza umana. Grazie.